tema della identità europea è abbastanza controverso, dal momento che gli stessi confini naturali dell'Europa non sono ben definiti. Il termine europeo fu utilizzato per la prima volta in una cronaca dell'VIII secolo per la battaglia di Poitiers, quando bavari, franchi e alemanni si unirono a Carlo Martello, respingendo l'avanzata araba. Fin dalle origini, dunque, abbiamo un'Europa che fonda se stessa sul comune patrimonio storico, linguistico, religioso, culturale, ed un'Europa che prende le distanze dagli altri. Non è priva di fondamento l'opinione che fa coincidere l'Europa con le sue radici cristiane. Già con la filosofia di Agostino, infatti, sembra che la distanza tra cristianesimo europeo e le altre religioni fosse consolidata ben prima della battaglia di Poitiers. Tuttavia è proprio in Europa che si sviluppa quel pensiero filosofico che eroderà l'equazione Europa uguale Christianitas. Qui trova la sua genesi l'antropocentrismo rinascimentale, qui le premesse per la laicità dello Stato, per la libertà di pensiero e per i valori di tolleranza e di democrazia. Qui il suddito si trasforma in cittadino, qui il popolo diventa sovrano nella riflessione dei filosofi Voltaire, Rousseau, Montesquieu. È quel percorso che Immanuel Kant ha definito come l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità. L'Europa non è sempre stata sinonimo di pace e di uguaglianza. Al contrario, è stata scenario di secoli di sfruttamento ai danni degli altri continenti e teatro di due sanguinose guerre che hanno portato alla distruzione degli stessi ideali di cui abbiamo parlato. Per tal motivo, il termine eurocentrismo si è identificato con sopraffazione, egemonia, assimilazione. Ma fu nel marzo del 1957 che paesi precedentemente lacerati dai conflitti mondiali decisero di unirsi, gettando le basi per quella che sarebbe poi divenuta, nel febbraio del 1992, l'Unione Europea. Con la nascita dell'Unione Europea, e a 62 anni dalla firma dei Trattati di Roma, l'Europa ha vissuto e tuttora vive un periodo di pace e prosperità, riconosciuto anche dalla vittoria del Premio Nobel per la Pace nel 2012. Tuttavia, l'Unione sta attraversando un periodo di crisi, in un'epoca in cui avanzano su tutti i fronti sentimenti nazionalisti ed euroscettici, la sfida dell'Europa è proprio quella dell'inclusione. Non esiste una ricetta che possa permetterci di raggiungere questi risultati ideali in maniera rapida, ma il primo passo verso un'Europa ancora più unita consiste nel cambiare il nostro punto di vista e aprire i nostri orizzonti. L'Unione Europea non è una semplice associazione di burocrati interessati ai soli rapporti economici tra stati, ma è un ideale improntato sul dialogo e sulla valorizzazione dell'uomo. Questo ideale non ha confini e la diversità non deve essere un ostacolo per il suo raggiungimento. Idealmente vicini ai sognatori di Ventotene, rivendichiamo il diritto di sognare non solo gli Stati Uniti d'Europa, ma gli Stati Uniti del mondo. Dal momento che prima di essere europei o italiani, siamo innanzitutto uomini e in quanto tali, cittadini del mondo. L'Europa siamo tutti noi. Uni dalla diversità. Enomeno isten polimorphia. In Vielfalt geeint. United in diversity.